SOS estetista, sì, massaggio terapeutico piede. Allora, premessa, non mettiamo troppa crema o troppo olio perché la mano dopo scivola troppo e c'è poca pressione. Tende ad essere un massaggio troppo in superficie con troppo olio, troppo crema. Quindi proprio 4-5 gocce di olio per distribuite in tutti e due i piedi, proprio per togliere quell'aridità che il piede ha, una pelle molto secca. E lo spargiamo per tutti e due i piedi. Ok. Sapete che nel piede sono riflessi tutti gli organi del corpo, quindi facciamo conto che uniti apri le gambe, apri le ginocchia e unisci i piedi. Ce la fai a unirli così? Guardami, piatti, ecco, questo è il corpo riflesso nei piedi, quindi da sopra la parte superiore è la testa, gli organi superiori come petto, polmoni, cuore, poi ai lati del piede scivola la colonna vertebrale, mentre al centro ci sono gli organi interessanti come fegato, polmoni, pancreas, colon ascendente, discendente e via dicendo. Questa è la cartina geografica del piede. Quindi io inizio con questo piede, con questo massaggio piede terapeutico, inizio sempre dalla parte del cervello che è posizionata, il punto riflesso è l'alluce, e lo massaggio bene. In tutte le sue forme. Lo tiro anche, eh? Poi passo alle altre dita. Sotto ai polpastrelli delle dita, per esempio, sono riflessi i denti. Poi mi soffermo qui. Poi vado anche di qua alle altre parti delle dita dove è riflessa la circolazione linfatica, e quindi la vado proprio a massaggiare con il mio polpastrello entrando dentro alle dita, che tra l'altro è molto piacevole. A volte fa anche male quando abbiamo una piede molto arido, molto duro, molto stressato, stanco, o quando ci sono dei disturbi degli organi interni. Chiaramente se tocco un punto riflesso dà dolore, dà fastidio. Ritorno indietro, quindi li ripasso perché vado a stimolare la circolazione linfatica, che mi sembra proprio una cosa molto interessante, e ci metto il dito dentro, vedete? E poi ripalpito questa zona qui. Quindi qui sotto è tutta circolazione linfatica. Faccio male? No. Poi piega la gamba. Qui invece
andiamo a stimolarlo sempre con il mio polpastrello. Troviamo la scatola cranica, soprattutto la parte del mignolo, da insistere perché è molto molto piacevole. Spero che si vede bene. Quindi andiamo, approfondiamo proprio il pollice, il nostro pollice, dentro questa cavità. Qui c'è l'ipofisi, per esempio anche un punto da toccare sempre, massaggiare con movimenti circolari. E andiamo giù per la colonna. Facendo una sorta di trazione, così. Ripeto, potrebbe far male, eh? Ok, ritorniamo alla parte sotto. Morbido, lascialo morbido. E facciamo lo zig e zag, qui in questo punto dove riflesso cuore e pancreas, no, plesso solare, scusate, cuore e plesso solare, ma anche polmoni e schiena, quindi si va proprio a fare come uno scollamento, poi si ritorna di nuovo al cervello, ai denti. Poi lo tiriamo indietro, lo tiriamo in avanti. E andiamo sotto. Io quando sono stata in Thailandia ho fatto la riflessologia plantare, mi ha fatto una stimolazione al colon allucinante, sono stata malissimo, piena di dolori, reni, e quando mi ha toccato in questo punto dove io ero infiammata, in effetti ho sentito proprio una schicchera nella pancia, riflessa. Però secondo me è stato troppo aggressivo, apposta io... Non mi azzardo a fare questi tipi di massaggi, ma mi attengo insomma sempre al tatto molto dolce, molto amorevole, diciamo che non vado a farlo a livello di riflessologia, ma bensì dando benessere, scaricando e stimolando, prima stimolando e poi scaricando tutti gli organi, tutte le parti del piede, per dare sollievo più che altro. Massaggiamo bene anche il tallone, che ci sono gli organi genitali, e lo andiamo appunto così, ecco. Sempre con il pollice, con il nostro pollice lo andiamo a sfregare sopra. Ok, veniamo su, tiriamo un po' le dita. Ritorniamo su questa zona qui,
e scarichiamo tutta la caviglia. Andiamo di qua. La signora ha i piedi molto inchirositi, come si dice a Roma, perché fa la maratona, fa il footing e comunque sono stressati, molto. Questo massaggio è molto importante che lo imparate, ragazzi, mi raccomando. Stimoliamo bene la circolazione linfatica, sotto, piega, poi andiamo di nuovo in questa zona infradito, dove c'è l'incavità, mettiamoci dentro il pollice nostro e pigiamo. Molto importante che ci soffermiamo qui dove c'è il pancreas e lungo la colonna vertebrale. Piacevole? Sì, lo è. Anche un po' dolore, via verità. In qualche punto sì, poi vediamo meglio a cosa corrisponde. Bene, 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 anche il tallone, perché è molto difficile da massaggiare perché rimane scomodo, duro. Che sono anche le gambe, riflessa anche le gambe, oltre agli organi genitali.
scarica. Diciamo il massaggio piedi dura un 10 minuti, via. Quando scrocchia perché erano stressati. Ok amici, questo è tutto, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando pollici in su e commentate, SOS Estetista c'è sempre per voi, ciao!